sogni. Quante volte ti sei alzato dal letto convinto di aver sognato qualcosa di straordinario? Questo periodo della mia vita è stato più o meno così: momenti estremamente bui, emozioni contrastanti, perdite che segnano, ma anche soddisfazioni enormi. Quest'anno ho deciso di prendermi la responsabilità di vivere la vita che voglio. Non molto consapevole di tutto quello che ne consegue. Sono sempre stata una persona un po' lunatica, una di quelle che basta una parola o un pensiero per buttarla giù, ma in questo periodo mi sta succedendo più spesso del solito. Cosa determina veramente le nostre emozioni? Perché fattori da noi poco controllabili riescono a buttarci giù in modo così forte? Perché riusciamo ad essere felici solo per un breve periodo? Sono solo io? Nel nostro bel paese la salute mentale è sottovalutata, anzi è un tabù. Si parla poco delle proprie emozioni e ci si sente a disagio ad ammettere che qualcosa dentro di noi non va. Che c'è qualcosa che ci logora dentro. Mi sono stufato di dover vivere la vita rincorrendo qualcosa fuori dal mio controllo. I soldi, il lavoro, la famiglia, ogni situazione della nostra vita non è realmente sotto il nostro controllo. Possiamo pensare che ogni decisione che prendiamo stia plagiando il nostro futuro, ma non è così. Molte volte le nostre decisioni non sono realmente solo nostre. Ci sono troppe cose o persone che possono influire e influenzare una nostra decisione. Sono grato di tutte le scelte che ho fatto nella vita, ma siamo sicuri che siano state giuste per me? Come faccio a saperlo? Come faccio a sapere che sono veramente felice o se quello che provo è semplicemente adrenalina per qualcosa di nuovo? Come faccio a sapere se realmente sono libero dalle catene che mi hanno rinchiuso per tutta la vita? Per questo nella mia mente la felicità va e viene ogni istante della giornata. Se mi fermo a pensare mi chiedo se ne vale la pena. Rischiare tutto quello che ho costruito per qualcosa che non conosco, che non sono sicuro di poter affrontare o gestire. La felicità non è solo un sorriso stampato in faccia, non è solo quello che la gente decide di mostrarti. La felicità è essere in pace con se stessi, anche se si sbaglia. La felicità è riuscire a gestire le proprie emozioni anche nelle situazioni più difficili, soprattutto in quelle più difficili, ed affrontare le conseguenze di quello che facciamo. Accettare le sfide che la vita ci pone, consapevoli che potremo fallire miseramente. La felicità non è vivere senza rimpianti, ma cogliendo ogni possibilità che ci avvicina alla pace interiore, alla sanità mentale. Quante persone secondo voi sono realmente felici? I milionari, i miliardari? Io non credo. Anche chi dalla vita ha sempre avuto tutto non può comprare la sensazione che ti dà l'essere in pace con te stesso. Ed è su questo che voglio concentrarmi. Non sulla felicità, ma sulla consapevolezza che quello che sto facendo è la cosa giusta da fare.